Allora, buongiorno a tutti. L'incontro di stamattina mette a tema una questione che ci è sembrata decisiva relativamente al tema che il meeting ha posto all'attenzione di noi tutti. La natura dell'uomo è il rapporto con l'infinito. Ma a ben guardare non c'è gesto umano, dal più banale al più grande, che insieme a questa vibrazione, a questo anelito, a un compimento totale, non porti in sé anche la sfida, il dramma della sua finitezza. Così la malattia e l'esperienza della sofferenza è come se scavassero, dobbiamo riconoscerlo, un tarlo dentro tutto quello che facciamo, un tarlo che vibra altrettanto potentemente come il desiderio del compimento e che rende questo desiderio grido, e cioè espressione ancora più potente. Per questo abbiamo scelto di provare ad approfondire questa dinamica misteriosa fra il limite e il desiderio di perfezione, di infinito, di compimento, non ragionando intellettualisticamente sulla filosofia della malattia e del desiderio, ma invitando dei testimoni. Invitando dei testimoni perché si capisce bene che questo strano enigma che è la nostra persona, come diceva Prades l'altro giorno, questo binomio inscindibile di anima e di corpo, di biologia e di spirito, non possono appunto essere affrontati se non insieme. E ci vogliono testimoni perché il pungolo, il tarlo del limite e della sofferenza e della malattia è talvolta così drammatico, soprattutto per chi a diverso titolo ha a che fare con questa aspetto misterioso e drammatico della vita, da far a volte ritenere che a questo grido possa non corrispondere una risposta, da farlo quasi sembrare un'illusione. Di fronte all'illusione, alla tentazione dell'illusione, quindi alla riduzione di questo grido, non occorre un'idea, non serve un discorso. Bisogna incontrare testimoni. Allora io non faccio perdere più tempo, ma era solamente la necessità di sottolineare che questa dinamica misteriosa fra limite e grido, anzi di un limite che diventa fattore che potentemente aumenta il grido dell'uomo e ne rivela la natura, appunto, ha bisogno per stare su, per determinare la realtà, la vita, l'organizzazione, la cura, ha bisogno di testimoni. Quindi io lascio la parola a un mio amico spagnolo, ci conosciamo da un po' di anni, che si chiama, c'ha un nome difficilissimo a pronunciare, Javier Gutiérrez. Prego.
Grazie. Lo primo, sento non parlare in italiano, l'ho capito abbastanza, ma non lo parlo. Vorrei ringraziare l'organizzazione e gli organizzatori del meeting, non solo per l'invito che mi è stato rivolto, ma anche per aver organizzato il meeting per così tanti anni. Sono in contatto con il meeting sin dall'86 e sono venuto parecchie volte. E poi ringrazio Felice per l'invito personale che mi ha rivolto. Vorrei cominciare raccontando quello che ritengo l'aspetto più importante per capire chi io sia, capire quello che faccio e perché lo faccio. Mi chiamo Javier, sono sposato con Elena da 22 anni, ho due figlie naturali, una di 21 anni che si chiama Elena e un'altra di 18 dal nome di Maria e due figli in affido di 6 e 4 anni, Willy e Carlos. Sono medico dall'85 e chirurgo ortopedico dal 92. Sottolineo due vocazioni fondamentali nella mia vita. Da un lato la mia vocazione familiare, che assieme a mia moglie Elena ha ricevuto la grande influenza dell'accoglienza da quando, come ho detto prima, da quando nell'86 da fidanzati abbiamo conosciuto la realtà del meeting e siamo entrati in contatto con l'associazione Famiglie per l'Accoglienza. Ci siamo sempre sentiti chiamati all'accoglienza. Come qualsiasi inclinazione, è andata poi maturando con il trascorrere del tempo. Assieme ad Elena e alle mie figlie abbiamo deciso di adottare un bambino cinese, ma quello stesso anno abbiamo risposto ad un appello di Famiglie per l'Accoglienza e quindi è venuto a vivere con noi una ragazza della Guinea di 18 anni con il suo figlio di 10 mesi. Dopo 4 mesi la madre ha deciso di andarsene, ma ha voluto che il suo figlioletto rimanesse a vivere con noi ed è Willy, adesso ha quasi 7 anni. Certo, continuavamo sempre in attesa della nostra adozione cinese, ma nonostante questo abbiamo deciso di prendere in affido un altro bambino. Questa volta abbiamo dato la nostra disponibilità per accogliere un bambino con un qualche handicap fisico e nell'arco di alcuni mesi ci hanno poi chiamato per sapere se eravamo disposti a prendere un bambino di 7 mesi di madre casualmente cinese e che aveva problemi cardiaci, uditivi e una asimmetria cranica. Ci hanno detto, pensateci un attimo. E abbiamo risposto che non c'era nulla da pensare, che una volta offerta la disponibilità è contro natura scegliere bambini come se avessimo un menù. E così è arrivato Carlos con i suoi 7 mesi. Nell'ultima revisione medica ha una piccola comunicazione interventricolare a livello cardiaco nel cuore e alla fine, come è naturale e ovvio, abbiamo rinunciato all'adozione in Cina. La seconda vocazione che vorrei mettere in luce è la mia professione medica come chirurgo ortopedico. Anche questa è maturata con il passare del tempo. Un cambiamento importante proprio quando concepisco la mia professione. Questo è avvenuto dopo aver conosciuto Felice. Felice che è qui assieme a noi. E poi il mio successivo coinvolgimento nell'associazione Medicina e Persona. Fino ad allora il mio lavoro era calato a livello di intensità, a livello di aspettativa, fino al punto di sentire un peso enorme ogni giorno che mi recavo in ospedale
era diventata la mia professione una routine esasperante. Dopo aver incontrato Felice, come ho detto, ed entrato in contatto con l'associazione, il tutto è progressivamente cambiato, il mio modo è cambiato di intendere la medicina. Ho cominciato a coinvolgermi in un'azione terapeutica davanti ad un paziente, una persona e non una malattia. È un cambiamento progressivo, ma quando sono con i miei pazienti tengo sempre più presente questo e voglio che con il passare del tempo questo contraddistingua ogni istante del mio agire. Questo cambiamento di prospettiva fa sì che io mi interroghi su quale sia la persona che ho davanti, quale sia la sua situazione familiare, la sua situazione lavorativa, i suoi rapporti affettivi e i suoi rapporti di amicizia. Quando opero un paziente, lui vuole che io lo operi bene, naturalmente. Ad esempio, nel collocargli una protesi di ginocchio, ma vuole anche che io agisca all'interno di una relazione personale. Mi chiede che io mi commuova per lui o per lei, all'interno delle sue necessità, che possono essere diverse da quelle legate alla sua salute. Queste due vocazioni costituiscono la base con cui io affronto il mio coinvolgimento personale e familiare nei confronti di alcuni dei miei pazienti. E adesso vi vorrei raccontare due storie significative, importanti. Innanzitutto la storia di Swerlem. Ho conosciuto Swerlem facendo visite, nell'ora di visita nel mio ospedale. Era una ragazza di 24 anni, caduta dal terzo piano e che era stata ricoverata e messa in una stanza da sola, era isolata. Quello che mi colpì in lei non erano certo le sue numerose fratture, ma il fatto di vedere una ragazza di 24 anni da sola, isolata, per tutto il giorno, durante le 24 ore del giorno, nessuno veniva a farle visita. Era brasiliana, era venuta in Spagna con il figlioletto di 3 anni e con il suo compagno spagnolo. Alla fine era caduta da un terzo piano e il suo compagno l'ha abbandonata. Ho chiesto aiuto ai miei colleghi, ai miei amici di medicina e persona per vedere se conoscessero qualcuno che potesse accompagnarla di tanto in tanto. E quindi qui è iniziato il mio rapporto con lei. Mi ha mostrato una foto del suo figlio mulatto di 3 anni e io gli ho detto che avevo un figlioletto di 2 anni, anch'egli mulatto. Quando l'hanno dimessa dall'ospedale, ha voluto che io fossi il suo medico durante le revisioni. L'hanno poi mandata, siccome non aveva nient'altro, l'hanno mandata in un centro di religiose. Poteva vedere il figlioletto solo il sabato, e siccome, però non lo poteva vedere nella casa delle religiose. E così mi ha chiesto se poteva venire a passare il pomeriggio del sabato da noi, a casa nostra, e restare con Willy. E in questa occasione lei stessa mi ha chiesto quello di cui aveva bisogno. E quindi il sabato, tutti i sabati, veniva a trascorrere la giornata a casa nostra con il suo figlioletto, figlioletto che si chiama Pedro, fino a che nel mese di gennaio del 2009 se n'è andata, cioè il figlio se n'è andato in Brasile, a vivere in Brasile con il padre. Con il passare del tempo però ha poi trovato un fidanzato. Ed è stato divertente quando lo ha fatto venire il fidanzato a casa nostra, perché mi chiedesse se potesse avere la sua mano, se potesse sposarsi con lei. E poi la richiesta ovviamente ufficiale della sua mano è avvenuta a casa nostra, con tutta la mia famiglia e con tutta la famiglia del fidanzato. Alla fine si è sposata. Mia moglie l'ha accompagnata in tutti i preparativi del matrimonio, l'ha aiutata a mettersi il vestito. Io sono stato il padrino del matrimonio. Per lei, e lei mi dice che io sono il padre che non ha mai avuto e che noi siamo la sua famiglia. Ha avuto un altro bambino, si chiama Alejandro. Abbiamo partecipato al suo battesimo. Come vedete, facciamo parte della sua vita quotidiana.
Quello che maggiormente mi preme rilevare di questa storia è che non ho cominciato il mio rapporto con lei a seguito della sua malattia, era la malattia di molti altri pazienti, ma sono stato mosso da quello di cui lei aveva bisogno, necessità di essere con qualcuno per far fronte alla solitudine della sua stanza, necessità di avere un posto fisico perché potesse rimanere con il suo figlioletto il sabato e quando poi venne a trovarla nell'estate del 2010, necessità di trovare un lavoro, necessità di avere una famiglia e anche la necessità di essere accompagnati nei momenti di maggiore felicità, come sono stati il suo matrimonio, la nascita del figlio, il battesimo del figlio. Facciamo parte della sua famiglia e lei fa parte della nostra. E adesso passo a raccontarvi la storia di Nicoletta. Ho conosciuto Nicoletta direttamente in sala operatoria il 19 febbraio 2009. I miei colleghi di traumatologia oncologica stavano operando una ragazza rumena di 22 anni. Cominciava il mio turno di guardia, ma era così grande la complessità dell'atto chirurgico che è durato ben 10 ore. Le stavano amputando l'arto inferiore sinistro, incluso il bacino e la metà del sacro. In sala operatoria c'erano commenti di ogni tipo. Tutti avevano compassione per lei. Beh, certo, era una cosa comune. Quasi tutti dicevano che era praticamente impossibile essere felici dopo quell'operazione chirurgica. Soprattutto insisteva su questo l'anestesista. In questa occasione non ho potuto fare come ho fatto molte altre volte, vale a dire fare come tutti, avere questa compassione. Ma poi, siccome è insopportabile, subito dopo si pensa ad altro e si continua, si segue con la routine, si segue con l'inerzia della vita, come se non fosse successo nulla. Ebbene, quelle parole sul fatto se fosse possibile essere felici senza il bacino, senza l'intero arto, ebbene, quelle parole non riuscivano a uscire dalla mia testa. Io mi dicevo, se Cristo è morto e resuscitato per ognuno di noi affinché possiamo raggiungere il nostro destino, un destino di felicità che già comincia in questo mondo, per questo ci ha portato in questo mondo, perché possiamo compiere questo desiderio infinito di felicità. Tutti questi pensieri, tutti questi sentimenti mi si accalcavano nella testa. Se questo è vero, deve essere vero sempre. Deve essere vero anche per questa ragazza rumena di 22 anni. Ho fatto una specie di sfida nei confronti del Signore. Dammi la sicurezza che amerai Nicoletta di un amore eterno e che vuoi la sua felicità più di essa stessa medesima. Ma per acquisire questa certezza, per verificarla, Dio mi ha chiesto in un certo qual modo di coinvolgermi, di entrare in una profonda relazione con Nicoletta e con tutto quello di cui aveva bisogno. Dio ci mette questi fatti davanti. Io non stavo cercando la strada per fare carità. Dio mi ha messo davanti Nicoletta e io questa volta, con la mia libertà, ho passato dall'avere un atteggiamento di compassione nei suoi confronti a commuovermi per lei. Ho cominciato ad andarla a trovare ogni giorno. Sorprendente il primo giorno, quando abbiamo fatto la medicazione della sua ferita. La madre ha chiesto se poteva rimanere. Di solito noi facciamo uscire i familiari fuori dalla stanza quando facciamo le medicazioni ai pazienti. Impressionante vedere lei e la madre con strette le mani mentre facevamo la medicazione di questa ferita enorme in un corpo senza arto. Ho cominciato a medicare la ferita poi quasi tutti i giorni. Ho cominciato a parlare con lei. Lei comunque non diceva nulla. Parlavo con la madre, con la sorella. Le ho presentato anche mia figlia Elena perché l'andasse a trovare e l'andava a trovare quando si recava nella biblioteca dell'ospedale in quanto mia figlia studia medicina.
Un giorno l'ho portata fuori dall'ospedale assieme alla madre. Ce ne siamo andati a un bar su una terrazza e hanno potuto conoscere tutti gli altri componenti della mia famiglia. Abbiamo bevuto qualche cosa e abbiamo fatto una passeggiata. E quel giorno abbiamo finito col cenare tutti insieme, a casa mia, prima poi di ritornare a portarla all'ospedale. Dopo 2 mesi dall'averla conosciuta, ci siamo scambiati queste mail. Io le ho inviato questa mail. Nicoletta, mi piacerebbe che non fossi mai sola. Le dicevo, parlo di questo sola perché da sola sopportava la chemioterapia, perché la famiglia doveva lavorare. E continuava a dire, fai parte della nostra famiglia. Come ti ho detto l'altro giorno, se potessimo darti la felicità, te la daremmo, ma questo non dipende da noi. Se potessimo darti la salute, te la daremmo, ma neanche questo dipende da noi. Tutto questo dipende dal Signore, che è colui che ci ha fatto ed è colui che consente che esistiamo in ogni istante. Per me è un mistero il perché della tua malattia e quale significato abbia. Credo che deve avere qualche significato, anche se io non lo capisco. Quello che possiamo fare è stare con te, accompagnarti nella tua malattia e in futuro accompagnarti nella vita, succeda quel che succeda. E Nicoletta mi risponde, io ringrazio il Signore tutti i giorni perché ti ho incontrato. Come ho detto una volta, sei mio padre. Ho molta tristezza nella mia vita, a volte non so se posso continuare ad andare avanti, ma mi ricordo di te, di lei, della famiglia meravigliosa che hai e degli amici, e so quindi che non sarò mai da sola. Aveva bisogno di una protesi e non poteva pagarla. I miei amici si sono quindi attivati per raccogliere questi soldi, circa 4.000 euro. E quando l'ha saputo mi ha mandato questa mail. Sono molto felice perché avrò una protesi per poter camminare di nuovo. Certo, tutto mi rattrista. Vedo le persone normali e mi chiedo perché succede a me tutto questo. Ma questa è la vita, con strade dure e meno dure. So che devo sfruttare tutto e che devo fruire di ogni istante della vita. Era una modalità diversa di accoglienza a che noi ci siamo sentiti chiamati, l'intera famiglia ed io stesso, una modalità diversa di vocazione. E Nico, dopo la morte di mio padre l'anno scorso, mi ha mandato questa mail bellissima. Buonasera papà. Spero che tu sia più tranquillo, perché non sopporterei di vederti crollare. Adesso la mia vita va meglio e questo è grazie a lei. Tutto nella vita è duro, la morte di un essere amato, una malattia, ma dobbiamo farvi fronte, dobbiamo assumere tutto questo, perché la morte è qualcosa di naturale. Quando perdi una persona, duole e molto. E non ci dimenticheremo mai di questa persona. Dio ci ha fatto per amare, ridere, per soffrire, per piangere, e tutto questo con una ragione, per vivere, ma anche per sapere perché si vive. E a poco sto cominciando a capire perché mi è successo tutto questo. E quando mi sento male, quando tutto sembra che mi crolli addosso, penso a lei, perché è il mio sostegno, perché è il mio angelo custode. E spero che questo periodo pasquale le possa portare la pace e anche il coraggio per continuare ad andare avanti. Mai nella vita potrò dimenticarla. Le voglio bene. Da quando l'ho conosciuta mi sono sempre occupato di lei. L'ho accompagnato nella durissima fase della chemioterapia. Ogni volta che le abbiamo fatto un TAC o una risonanza, ho condiviso l'ansia per l'incertezza del risultato. E anche l'ho accompagnato in momenti felici, nei suoi ultimi 3 compleanni. 3 mesi fa
sono andato a vederla a casa sua in un paesino vicino a Madrid per darle la terribile notizia che il cancro si era riprodotto, che aveva una metastasi polmonare e che bisognava operarla per toglierle la metà del polmone sinistro. È rimasta senza parole, si è messa a piangere, è stato durissimo. Sto condividendo a fondo i suoi bisogni e le sue sofferenze. Condivido con lei tutte la cosa più preziosa che ho, che è la mia famiglia. Lei e la sua famiglia fanno parte delle nostre vite. Come vedete, la sfida con il Signore è avviata e sarà così per sempre. Da un lato la mia famiglia ed io, coinvolti nei confronti di Nicoletti in una relazione di amicizia che vogliamo che sia vera relazione di amicizia. D'altro lato il Signore che ama Nicoletta attraverso di noi e quindi ci rende partecipi di un amore diverso che non si può spiegare, che solo si può vivere. Un amore pieno di tenerezza che a poco ti cambia, che ti fa amare in un modo diverso, non solo Nicoletta, ma anche gli altri pazienti, i tuoi figli, tua moglie. Un amore pieno di tenerezza. Stiamo imparando, quasi senza rendercene conto, ad amare forse un po' come ama il Signore. E questa è l'ultima mail di una settimana fa. Siamo contente perché le mie sorelle sono tornate dal mare. Stavo guardando le foto che si sono fatte e mi sono intristita perché io non posso andare da nessuna parte. Non posso andare al mare e sentire le cose che loro sentono. È molto difficile e duro vedere loro allegri, allegre, che fanno cose che anch'io facevo. A volte posso sorridere, ma dentro soffro moltissimo. Anche se ho la protesi, non sono felice, perché so che col mio ritmo di camminare, nessuno può venire con me. Loro dovranno fare la loro vita e non potranno occuparsi di me. Mia madre a volte mi rimprovera quando loro vanno in discoteca. Perché? Perché io comincio a piangere, perché il dolore è così grande che non ce la faccio. Ci sono, ma è come se non ci fossi. Mi sento così impotente, così stanca di tutta questa vita, che sembra che non porti da nessuna parte, ma sono abituata a resistere. So che lei mi capisce in gran parte e per questo le dico queste parole, le voglio un mare di bene. Come ho detto prima, noi non possiamo darle la felicità, ma possiamo accompagnarla e avere la speranza che con il tempo possa scoprire qual è la fonte della vera felicità. Queste sono le due storie e adesso commento l'incontro con il meeting. La natura dell'uomo in relazione con l'infinito, abbiamo detto. Credo che nella vita tutto è occasione di apertura all'infinito, dalla quotidianità all'eccezionalità. Per me questa apertura è sempre stata più facile in momenti eccezionali, momenti di felicità o di bellezza, oppure momenti drammatici, la malattia, la morte. La diapositiva successiva. Ci chiedono in questo incontro: malattia nell'esperienza del limite, l'apertura all'infinito? Non solo è possibile questa apertura, credo io, ma credo che anche sia molto più immediata. Noi medici siamo dei veri e propri privilegiati. E così è stato nella mia malattia, quando ho avuto un infarto cerebrale, nella mia mancanza di udito progressivo. Mi hanno operato due volte, ma continuo uguale. E la mia psoriasi. E così è stato nella malattia e nel decesso, nella morte di mio padre. E così è stato in queste esperienze che ho commentato un attimo fa e in molte altre esperienze che ho vissuto. In questi momenti così drammatici, il limite che comporta la malattia ha fatto che mi sia fermato e mi sia interrogato sul perché
e lo scopo di questi fatti, sul significato che ha la sofferenza, sul fatto se meriti la pena vivere la vita e se merita la pena viverla in queste situazioni. Davanti a un fatto drammatico, come possiamo reagire? Lo dice John Zussani in una omelia del 44 alla festa di Desio di Santo Stefano. La storia del bambino di Nazareth è una storia di dolore ed è come una grande strada su cui tutti gli uomini, senza distinzioni, devono camminare. Ma vi è chi la percorre bestemmiando, vi è chi la percorre scuotendo la testa incredulo e senza persuasione, vi è chi la percorre come un lungo lamento, intontito, senza comprendere la meta divina, vi è infine chi la percorre con rassegnazione, ma il vero martire, cioè il testimone di Gesù Cristo come Stefano, è colui che si sforza almeno di percorrerla con amore. Per questo dico, o stiamo sul bordo del nulla, quindi tutto è frutto di una legge naturale retta dal caso, o qualsiasi fatto drammatico, essendo un vero e proprio mistero che non potremo mai capire fino in fondo, può aprirci all'infinito e quindi permetterci di interrogarci e quindi consentirci di muoverci per amore verso l'altro. Di tutte le reazioni, l'unica ragionevole per me è l'amore, è l'unica che non ti distrugge. E Felice mi ha chiesto anche che cosa fosse per me la vocazione. Beh, la vocazione è la risposta per me, è la risposta a quello a cui siamo stati chiamati dal Signore per contribuire con Lui in questo mondo. Ognuno ha la propria modalità particolare di collaborare con Dio, che è la forma che Lui ha disposto per noi e che noi dobbiamo ricercare in tutto il percorso della nostra esistenza. Per questo ho detto all'inizio quali erano le due vocazioni che io ritengo quelle più importanti e di maggiore valenza della mia esistenza. Frutto di queste esperienze, beh, ho queste certezze che adesso vi menziono come conclusione. Per me la felicità ha due segni, la letizia, l'allegria e la pace. L'esistenza ci è stata data gratuitamente, dall'inizio fino a questo stesso istante. La legge della vita è donarla liberamente. Prima o poi finisce poi con la morte, ma quanto più l'hai consegnata agli altri, meno la perderai con la morte. Nel darla gratuitamente riceviamo 100 volte di più in questa vita e queste 100 volte in più per me consiste nell'avere la grazia di vivere con letizia e con la pace. Darla comporta sofferenze e sacrificio sempre, sofferenze e sacrificio che ti obbligano a interrogarti costantemente sul significato di questo atto. Quanto più ti commuovi per l'altro e più ti coinvolgi con lui, più sofferenza, più sacrificio, ma anche più allegria, più letizia, più pace. La vita ce la dà Dio per la nostra felicità. La malattia è a prima vista un limite per raggiungere questo desiderio infinito di felicità. Quante volte, tuttavia, attraversando questo limite, siamo arrivati a scoprire in che cosa consiste veramente la felicità. Ma posso riuscire a raggiungerla solo applicando la legge che il Signore ha voluto che applicassimo. È la stessa legge che Lui ha usato nei nostri confronti, è la legge dell'amore espressa nella carità. La carità nasce da un ringraziamento preliminare a colui che, come ho detto prima, ci ha dato l'esistenza e ce la mantiene in ogni momento, colui che inoltre ha dato la sua vita per noi e è resuscitato, per poter poi così accompagnarci in ogni istante, accompagnarci affinché nulla vada perduto. Da qui nasce la mia carità per l'altro, che è un amore per l'altro che porta a commuovermi per lui in tutto quello di cui ha bisogno. Muovermi per lui in questo desiderio infinito di felicità che ha adesso e per l'intera eternità. Quando l'amore nei confronti dell'altro è contraddistinto alla carità, è un amore impregnato da una tenerezza che, come ho detto prima, non è possibile spiegare a parole,
che solamente si può sperimentare e vivere, non posso spiegarlo. È un amore pieno di godimento, pieno di tenerezza, di sofferenza, di capacità di sacrificio. Beh, in fin dei conti di letizia e di pace. Senza la risurrezione di Cristo non posso spiegare nulla di tutto questo, né la vita come vocazione, né la carità, né la possibilità di essere felice veramente, hic et nunc, in qualsiasi circostanza. Che Cristo sia risuscitato è chiaro nel fatto che cambia la vita, come dice Don Giussani, l'applicazione della legge dell'amore, questa imitazione suprema di Dio, prima o poi, determina un tipo di vita diverso. Solo Cristo risuscitato rende possibile il compimento di ognuno di noi, scoprire e realizzare la vocazione a cui Dio ci ha chiamato, ci porta al compimento della nostra vita. E per terminare vi leggerò un altro frammento dell'omelia di Don Giussani. A noi che dobbiamo soffrire non vogliamo soffrire, noi che dobbiamo piangere versiamo con amarezza impotente le nostre lacrime, noi che siamo spogliati e martoriati e ci ribelliamo con istinto di belve ferite agli strappi rudi, noi che dobbiamo morire e che invece vogliamo fuggire dalla malattia con raccapriccio e con orrore, ci dia di soffrire in pace, di piangere in pace, di sentirci martoriati in pace, di morire in pace. Grazie. Lì. L'incontro con Stefano è avvenuto attraverso sua mamma, Giovanna, che abbiamo conosciuto attraverso un altro nostro amico che l'aveva incontrata durante un suo ricovero in ospedale. Volevo semplicemente sottolineare questa dinamica, che non è mai una dinamica tecnica, ma è una dinamica umana di un incontro in cui a un certo punto accettiamo, possiamo accettare di essere colpiti, colpiti fino al punto, appunto, di muoverci. Prego. È possibile mettere la diapositiva, quella della la cima dell'Europa, quella della montagna? Buenos días. Mi soy Esteban e hablo español. Ma scherzo, sono stato invitato qui non per insegnare qualcosa o proporre una riflessione teologica a qualcuno, ma sono stato invitato qui per raccontare quello che mi è accaduto e quello che mi sta accadendo. E ho accettato di venire qui perché la mia vita è mia, tra virgolette, e mi interessa condividerla, perché è sempre una possibilità in più che ho di prendermi sul serio, e questa è una cosa che ho visto che mi serve. Sono appunto Stefano Conti, vivo a Bresso, in provincia di Milano, e ho 30 anni, lavoro da 3 anni in un'azienda metalmeccanica nel Bergamasco, dopo essermi laureato in ingegneria meccanica, non senza difficoltà. E detto così sembra piuttosto tutto normale, tra virgolette, perché in effetti non è proprio da tutti arrivare a questo punto. Comunque sembra normale se non fosse per quello che è successo alla mia famiglia nell'88, Io avevo 7 anni, quando mio padre fu ucciso a coltellate da 2 banditi che per la terza volta rubavano nel suo ufficio. Perciò, praticamente, da quando sono nato fino ad oggi, porto con me un'immensa ferita, un enorme vuoto, perché il dolore generato dalla mancanza di una persona cara non te lo può togliere nessuno. Un vuoto che cerca un riempimento, che cerca la salvezza, che cerca, oggi direi, il compimento. Di fronte a questo fatto drammatico, nel tempo, mano a mano che crescevo, mi sono reso conto che c'è
almeno un aspetto positivo che si è potenziato in me, che è quello della ricerca di un significato, del mettersi in moto. E crescendo, attraverso i numerosi incontri che frastagliano tutta la mia esistenza, imparai a comprendere che quel vuoto che desidero riempire non risiede solo in me, ma che lo stesso vuoto è in ognuno di noi e niente lo può riempire, niente lo può soddisfare. Ma imparai anche che questo vuoto c'è non per essere semplicemente riempito, ma per poter tendere a qualcosa che lo contiene, che lo abbraccia, a cui quel vuoto appartiene, per cui quel vuoto esiste. La morte di mio padre ha misteriosamente contribuito a rendermi cosciente che niente mi sazia, perché voglio di più di quello che si vede. Ma ho capito anche che questo non è sufficiente. Non basta il nostro sforzo, il nostro umano potenziato, per stare di fronte alle drammaticità o anche alle gioie dell'esistenza. Occorre che accade qualcosa, occorre una grazia. La nostra presa di coscienza è fondamentale, è necessaria, anzi è inevitabile se si è seri con se stessi, ma non è sufficiente. Per reggere all'urto delle sfide che quotidianamente ci vengono lanciate, occorre una grazia. Per sperare bisogna aver ricevuto una grande grazia, diceva Peggy nel portico del mistero della seconda virtù. Una grazia, ma non una magia o una illuminazione trascendentale. Occorre una grazia concreta, occorre un fatto, occorre aver fatto un incontro. Io, per esempio, a parte mia mamma che lavorava dietro le quinte e senza cui non sarei qui adesso, alle medie ebbi la fortuna di incontrare un certo professore di italiano. E fu fortuna, oggi invece dico che è destino, ma non perché il professor Lesma, provava a riempire quel vuoto che avevo, a rimarginare quella ferita, ma anzi perché la teneva aperta, spalancata, sfidandomi. E questo è quello che più mi ha colpito di lui. E mi sfidava ogni volta che ne aveva occasione, dentro cioè il suo lavoro di professore, a ricercare ciò che poteva sanare la mia ferita. Lui mi chiedeva: ma perché secondo te è successo? Prendi sul serio la tua domanda. E mi sfidava, e lo faceva dentro il suo lavoro, quindi in classe, e anche questo mi ha stupito. E trattava me e i miei compagni di classe, e tuttora mi tratta così, come fossimo un bene preziosissimo. Lui mi ha sfidato, ma mi ha anche amato profondamente. E quando io finalmente ho ceduto al suo amore, allora ho iniziato a muovermi, perché, come ha detto adesso Javier, è solo in forza di un amore nei propri confronti che uno inizia a vivere. Quell'incontro mi ha cambiato. Quell'incontro col tempo, inaspettatamente, ha dato dei frutti e ha generato speranza. E numerosi altri segni che mi circondavano hanno accresciuto in me la speranza di un bene che c'è e che non mi lascia solo col mio vuoto. È un bene che c'è, non me lo invento io. Perché guardate che miracolo si è generato dal fatto di essersi fidati di un Dio che ci ama, di un Dio che trasforma l'acqua in vino per la nostra gioia. La mia santa mamma è riuscita a crescere 6 figli, quando è morto mio padre, il più piccolo aveva solo 1 anno, lasciando che ciascuno giocasse la propria libertà di fronte alla vita, permettendo a ciascuno di aderire a una storia di bene che ora ha portato a sua volta, attraverso altre innumerevoli difficoltà, i suoi ulteriori frutti concreti. 6 lauree su 6 figli, 3 matrimoni all'attivo, 1 programmato per gennaio e 1 altro in stato potenziale e 1 proprio manca la materia prima, e questo è il mio caso. È una richiesta d'aiuto. È una pubblicità, sì. 12 sono venuti fuori 12 nipoti e una fitta trama, attualmente perché poi magari aumentano, e una fitta trama di rapporti e di amicizie inaspettate e vere. Vere, amicizie vere, perché utili cioè al nostro destino, cioè in grado di spronarci costantemente alla ricerca di una risposta. Occorrono amici veri, occorrono cioè amici che destino in noi quella sete di infinito che ci contraddistingue,
che ci rende uomini, come sono per me adesso Felice e Javier. Perché l'uomo sbaglia e ha bisogno di essere aiutato a riprendere il proprio cammino al destino continuamente. Per vivere, per sperare, dicevo, occorre aver ricevuto una grande grazia. Perché chi infatti potrebbe insegnarmi a vivere con speranza e positività di fronte alla malattia di mia mamma, di fronte a vedere il corpo del mio guerriero migliore che si assopisce tra le mie stesse mani? Mia mamma infatti è malata di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, da circa 4 anni. In mia mamma ha assunto una forma particolarmente violenta, riducendola in carrozzina in solo 1 anno, limitandole totalmente l'utilizzo degli arti superiori e inferiori, atrofizzando dopo 2 anni anche i muscoli del collo e del cavo orale, rendendo difficoltoso il deglutire, si alimenta tramite un tubo applicato allo stomaco, ed impossibile il parlare, comunica grazie agli occhi, anche se ultimamente fatica anche in questo, e rilassando anche i muscoli polmonari, e ora infatti respira con una macchina collegata direttamente alla trachea 24 ore su 24, e vive in casa con me e altri 2 miei fratelli. La nuova crisi che sto vivendo in casa, la malattia di mia mamma, è un dato, e voglio sottolineare che è evidentemente un male. È un male, come ad esempio è stato un male la morte di mio padre, l'alluvione in Liguria, o come un male la perdita del lavoro per un padre di famiglia. Chi potrebbe dire che una tragedia come quella del terremoto di 1 anno fa in Giappone o quella del recente in Emilia è positiva? Apparentemente solo un pazzo potrebbe dire che la realtà è positiva. La realtà mi sta ancora sfidando. Tutte le mie convinzioni sono nuovamente messe a dura prova. Molte si sono sgretolate, perché non posso fare a meno di evitare una ben precisa domanda. La realtà in fondo è positiva o no? E cioè, Gesù Cristo è davvero risorto o no? La malattia di mia mamma è un male, ma al contempo è una sfida. In gioco c'è ancora una volta la mia libertà. Ovviamente per via di questa crisi, come sta accadendo in quasi tutte le aziende italiane e non solo, anche in casa nostra ci siamo dovuti rimboccare le maniche, diventando flessibili e rapidi a imparare e gestire tutti i nuovi passi che la malattia spietatamente e inesorabilmente compie, attrezzandoci di macchinari e badanti. Le mie sorelle, nonostante i figli, si dividono mattino e sera, mio fratello Ivano viene spesso a farle compagnia, le mie zie sono sempre a disposizione e anche mia nonna, che oggi compie 90 anni, tra l'altro, si dà da fare, cucinando spesso dei piatti buonissimi, che non faceva da anni, per me e i miei fratelli, cosa che peraltro fa anche la signora delle pulizie, perciò noi non cuciniamo mai. Mia mamma bisogna pulirla, medicarla, nutrirla, movimentarla continuamente per darle un po' di sollievo agli arti, e non si può lasciarla sola neanche un secondo, nemmeno di notte. La realtà mi sta sfidando, non mi lascia tranquillo, non permette alla mia ragione di appiattirsi, anche se il rischio di fare le cose tanto per farle rimane, c'è, perché quante notti, per esempio, ho trattato mia mamma come se fosse una palla al piede. Questo veramente non me lo sarei mai immaginato, cioè di fare del male a mia mamma. E quante volte ho subito la fatica dell'assistenza, perché avrei preferito fare altre cose, come se ci fosse altro di più interessante da fare che stare di fronte a quello che vuole Dio. Ma invece tutto questo è per me. Tutto questo è per me perché questo fatto mi sta educando ad amare di un amore infinito, senza tornaconto. Io e i miei fratelli stiamo imparando cosa significhi sacrificare, offrire tutto quello che si ha per il bene di un altro. E questa non può che essere un'esperienza positiva. Mai, infatti, avrei pensato di poter voler bene a mia mamma con questa profondità e intensità di azione. E di questo sono enormemente grato a Dio e al suo genio, perché io non ci avrei mai pensato a una storia di questo tipo. E per me accompagnare e servire chi mi ha messo al mondo è la cosa più interessante che mi sia mai capitata da quando sono nato, ed è la cosa più interessante perché è la cosa più adeguata alla mia sete di infinito. E davvero io non ho parole per descrivere la grazia che sto vivendo,
perché stare di fronte a mia mamma è drammatico, mi viene spesso da piangere, ma è uno spettacolo, perché lei è contenta se viene qualcuno a trovarla, è contenta se le si racconta come è andata la giornata, è contenta dopo che le viene fatta l'igiene, è contenta che ci si prenda cura del suo corpo. Lei è tranquilla se sa che c'è qualcuno che la assiste e veglia su di lei. E se si inizia una discussione ci tiene sempre ad intervenire, anche se fa molta fatica. E interviene sempre, mai banalmente. E con precise parole ponderate, ovvero non accetta sinonimi o sillogismi o interpretazioni del suo pensiero. Ci tiene a quello che vuole dire, vuole usare quelle parole, a costo di metterci mezz'ora. E se capisce che c'è qualcuno in disparte, prova a chiamarlo in causa. E solo lei si accorge che quello lì non ha ancora parlato. Anche per, non so come fa, perché non può neanche muovere la testa. E poi la contentezza, vederla contenta, la sua contentezza che straborda quando ci vede, quando vede me e i miei fratelli. E mio fratello Tommaso che appena entra in casa, per la prima cosa che fa quando torna a casa dal lavoro è andare in camera sua e salutarla. E sta lì finché lei non sorride, perché lui ha bisogno del sorriso di mia mamma. Insomma, mia mamma parla, sta parlando senza dire niente. Anzi, mia mamma ora è più potentemente mamma di prima, proprio perché mi sta comunicando l'unica cosa, ma con la U maiuscola, che può fare nella sua situazione, fidarsi del mistero che fa tutte le cose. E il suo sì, che non toglie la stanchezza, le lacrime e la sofferenza, non è un sì astratto, ma è un sì a Cristo vivente. Perché se lei non fosse in costante rapporto con Cristo presente ora, non potrebbe essere così amante del vero e della bellezza, più della malattia e della morte. Vi faccio un piccolo esempio per spiegare che cosa sto intendendo. Mia mamma ama molto la musica e vuole spesso ascoltare musica bellissima, cioè musica che non può non piacere, anche se per molti ignoranti come me è sconosciuta. Per esempio Tchaikovsky, Beethoven, Strauss, melodie che sono sue nel senso che l'hanno accompagnata e la accompagnano tuttora. Però ascolta anche canzoni romantiche, tra virgolette, moderne, ma le ascolta avendo sempre in mente sentiamo che cosa vuol dirmi Gesù. Come per esempio l'altra sera, quindi una settimana fa, mentre stava ascoltando Ho messo via di Ligabue, con enorme fatica, dopo 5 minuti di tentativi, nel frattempo la canzone era già finita, riesce a dirmi che quello che il cantante di Correggio non riesce a mettere via è Gesù. Cioè ha voluto farmi notare come, anche se Ligabue non lo sa, il suo tentativo di archiviare quella determinata ragazza, che suppongo che si rivolgesse a una ragazza, è fallimentare, perché quella ragazza per Ligabue è stato il richiamo più forte per lui alla sua sete di infinito, cioè a qualcosa che non puoi mettere via in un cassetto. Non ci sta, esce fuori da tutte le parti. L'infinito non si può archiviare, è un problema aperto, attuale, cioè è un problema che, se siamo leali, c'è ora. L'infinito, cioè la sete di Gesù, è il problema più attuale che c'è, perché accade ora. È un'esigenza che non ti puoi togliere di dosso, è più forte di noi e anche volendo non ce la facciamo. Potrei andare avanti a raccontare tutta la sua playlist, ma forse è meglio di no. Insomma, la malattia, la sua malattia, è limite per il suo corpo, ma non è limite ad affermare in ogni istante ciò che conta e che è utile al mondo, che è dire di sì al mistero, che è Cristo vivente e vittorioso. La vita vale per quello che può offrire e lei sta offrendo tutta se stessa. Lei è stata scelta per questo, per la costruzione del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Cioè, in termini più laici, il suo sì ha una forza e una potenza, cioè una bellezza, che neanche il mare e le montagne che vediamo qui dietro possono esprimere. E ogni malato ha davanti a sé questa possibilità: o ribellarsi e sputare su tutto, o offrire tutto per salvare il mondo, dicendo di sì al mistero. E anche noi medici o caregiver, mi sembra che si dica, che stiamo di fronte a loro,
per l'assistenza, abbiamo due possibilità: o compatire superficialmente, sopportando stoicamente la fatica dell'assistenza, chiudendo gli occhi, spegnendo la ragione, oppure guardare in faccia il mistero che sono loro, lasciandosi salvare dal loro sguardo che grida all'infinito, che è anche in ognuno di noi, sguardo che può generare imprevedibili istanti di salvezza. Come ci disse un nostro amico prete, Julian Carrón, gli ingredienti sono gli stessi, ma la minestra cambia. E questo accade anche, aggiunge Clemente Rebora, tra quattro mura stupefatte di spazio, come è la sua stanza da letto. Dare credito alla presenza del mistero spalanca la ragione e non ti fa perdere più niente. Tutto quello che accade c'entra con me, anche il dolore e il sacrificio di mia mamma. E non è che uno vuole vedere per forza il lato positivo delle cose, ma è che uno, riconoscendo di essere creatura di Dio, come ci ha appena ricordato il Papa, percepisce che è fatto per il bene e quindi lo cerca in tutto e lo vede. Fidarsi del mistero conviene e i frutti si vedono. Al di là del fatto di aver scoperto di essere un ottimo badante, e se dovessi perdere il lavoro mi iscrivo subito in una lista, ma tutto il sacrificio di mia mamma vale perché ci sta aprendo, parlo di me ma anche di chiunque altro ci abbia avuto a che fare ultimamente, il suo sacrificio ci sta aprendo ad una disponibilità sulla vita, cioè ci fa amare di più quello che noi abbiamo da fare. Di cui adesso vi faccio alcuni esempi del cosa intendo amare di più, di quello che si ha da fare per via del suo sacrificio. Innanzitutto il primo esempio è questo: vedere mia mamma riposare rilassatamente e beatamente, perché vedere questo è uno spettacolo tanto quanto il cielo stellato, o ancora di più vederla sorridere. Il suo sorriso, quando il Signore lo permette, è un raggio di luce che squarcia le tenebre, è la bellezza che salva il mondo. E con questo sorriso nel cuore uno va in capo al mondo e, per esempio, non ha paura di parlare di fronte a voi. E se è possibile vedere il centuplo qua giù, perché il suo sorriso è il centuplo qua giù, di fronte, cioè, ad un corpo morente, allora, se è possibile davanti a lei, è possibile in ogni circostanza. E infatti, un altro esempio è il mio lavoro, che è una continua novità. Io vado a lavorare contento, e non solo perché mi piace, è coerente con gli studi che ho fatto, perché ci sono buoni margini di crescita professionale, ma perché è un'occasione per mettermi in gioco con le persone e con le cose da fare. Tutta l'attesa e la gratitudine per la vita, che si potenzia nel rapporto con mia mamma, mi fa andare a lavoro con una forte attesa di incontrare il mistero che fa tutte le cose e che abita anche nei miei colleghi, nei loro bisogni e nei loro desideri. E così anche il loro scetticismo viene abbracciato, non per moralismo o buonismo, ma perché c'è e quindi mi ci posso confrontare. Per esempio, sono stato un aperitivo con tre miei colleghi per confrontarci sul perché sposarsi. E anche quella è stata un'occasione, perché mi sono messo in gioco e ho dato le mie motivazioni, inducendo anche gli altri a farlo. E così ciascuno ha rivelato una parte di sé che è mistero e che è una imprevedibile istante. Niente è più scontato, perché per grazia riconosco che nulla dipende da me, ma che tutto ci è dato. E io ne rimango stupito di questo. Per esempio, stupirsi e commuoversi nel vedere gli infermieri del centro Nemo dell'ospedale di Niguarda essere sempre lieti e prendersi cura di mia mamma quasi come fosse la loro, e percepire nel loro modo di lavorare, sempre a contatto con persone destinate a morire, una profonda sete e attesa che si manifesti il miracolo della salvezza. Un altro esempio: stupirsi e ammettere che per via del sacrificio di mia mamma io e i miei fratelli ci trattiamo con più serietà e siamo più uniti di prima e ci divertiamo anche, perché, per esempio, non avrei mai pensato di organizzare una sera sì e una sera no un concertino per la mamma, con a volte mio fratello Ivano alla chitarra e voce, a volte invece con Filippo alla chitarra, io al basso e mio fratello Tommaso alla voce,
e a volte sono invitate anche guest stars internazionali di primo livello, con tanto di correttini molto, molto carini, e mia mamma che è lì nel letto, che ascolta tranquilla e attenta, con l'unica pretesa che ogni concerto sia aperto dalla sua hit del momento, che è Guendalina. E se per caso vedete Don Andrea Marinzi, ditegli che lei lo sta aspettando per sentirgliela cantare live solo per lei. Vi racconto brevemente un episodio. Mentre ero con mia mamma al reparto di terapia intensiva all'ospedale di Niguarda a dicembre del 2011, un'infermiera chiede di parlarmi privatamente e, piangendo, mi chiedeva come facevamo io e i miei fratelli a stare di fronte a mia mamma così tranquilli e contenti. Lei infatti mi raccontava che anche a suo padre avevano da poco diagnosticato la SLA ed era arrabbiata e aveva paura ed era preoccupata per sé e per suo figlio, a cui voleva dare delle risposte ma che non sapeva che cosa dirgli. E tra me dicevo: cosa può spingere uno a stare di fronte a sua mamma integro dopo 3-4 anni di SLA, dopo tutta la sofferenza che ho visto? E soprattutto, in forza di che cosa adesso dovrei comunicare a lei il mio modo di stare di fronte a mia mamma? Avrei potuto dirle niente, liquidarla velocemente. E invece io mi sono chiesto: ma perché effettivamente sono contento di fronte a mia mamma che sta morendo? E allora le ho risposto, sicuramente facendola arrabbiare ancora di più, che non era merito mio, ma che era una grazia ricevuta, cioè la fede in Gesù Cristo, e che questa avventura mi sta facendo capire, attraverso pianti e sacrifici, perché siamo al mondo, come diceva Javier. E quindi poi l'ho ringraziata io per la sua sincerità e per il suo coraggio nel mettersi allo scoperto di fronte ad uno sconosciuto come me, e volevo abbracciarla io, perché mi ha ridestato nuovamente a scoprire il senso di quello che mi stava accadendo, che io spesso do per scontato. Se questo mio modo d'essere fosse stato solo merito mio e della mia forza di volontà, le avrei dato una pacca sulla spalla e le avrei detto: coraggio, prendi la bicicletta e pedala. E invece in quell'occasione mi sono accorto che è Gesù che sta operando in me. E perché avrei dovuto dirglielo? Perché, riconoscendo l'amore di Dio nei miei confronti, attraverso tutte le esperienze concrete, i rapporti veri e giudicati, sono indotto a comunicarlo. E giusto settimana scorsa questa infermiera mi ha telefonato per dirmi che suo padre è morto. Ci ha messo pochissimo, ci ha messo neanche un anno. E lei non capiva nulla e cercava suo padre ancora, certa che fosse ancora nella stanza, e invece è al cimitero. E mi diceva, e lei mi diceva anche, che non poteva dare senso al suo sacrificio e che tutta questa malattia che suo padre ha vissuto le ha fatto vedere che suo padre non era più una persona, non era più suo padre, quindi un approccio totalmente diverso a quello che ha raccontato Javier. E allora le ho detto che oggi la portavo nel cuore, al meeting, perché il suo grido è il nostro grido e perché suo padre ci aiuti a guardare in faccia Gesù come lui ora sta facendo. Non sono venuto qui per insegnare niente a nessuno. Sono venuto piuttosto per imparare e per ricominciare a voler bene al mio destino, perché l'amore al destino torni ad essere il mio vero interesse, affinché il mio cuore torni a vibrare come quando ero bambino, assettato dell'istante, perché è certo che in esso si racchiude una promessa sperimentabile. Ecco come sono venuto qui, bisognoso, perché nella lotta spesso si soccombe. Ed è proprio in quei momenti bui che uno si accorge che il suo cuore è fatto per essere abbracciato da qualcosa che deve essere infinitamente più grande e allo stesso tempo sperimentabile. È in quei periodi neri di totale insicurezza che, per esempio, mi accorgo che nemmeno il miracolo della guarigione di mia mamma potrebbe ridarmi la certezza perduta. Io non sono un supereroe che non ha paura di niente, anzi, attraverso la sofferenza che vivo con mia mamma mi sto sempre più rendendo conto di quanta sofferenza c'è nel mondo, e questo mi spaventa. Ed è allora che non posso fare altro che affidare tutto al mistero e domandare con più forza: che cosa basta al mio cuore, per che cosa è fatto il mio cuore? Dalla morte di mio padre, tutti gli incontri fatti,
a partire da quello del mio professore fino all'ultimo. L'arrischiarsi in giudizi per voler andare a fondo nella scuola, nell'università, in casa con la mia santa mamma. Mi sto accorgendo che tutta la mia esistenza ha gusto, perché è un addentrarsi in punta di piedi nel rapporto con Gesù, cioè con colui che 2000 anni fa si è posto come l'unica risposta totale al bisogno dell'uomo. Ed è per questo che oggi sono contento. Sono contento, sia chiaro, preferirei che mio padre fosse qui ora, che ci bevessimo un paio di whisky magari, e che mia madre fosse qui al mio posto a parlarvi e che io fossi seduto tra di voi ad ascoltarla. Ma sono contento per il corso della storia, per come è andata, perché questa morte e questa malattia, anziché subirle e ignorarle, mi ha provocato e mi provoca ancora oggi, permettendomi di non addormentarmi sulle cose, ma di stare attento, curioso a tutto ciò che accade, perché solo in ciò che accade c'è la risposta. Perché se Dio permette l'esistenza della malattia di mia mamma, è perché io possa scegliere di camminare in assoluta libertà verso il mio destino, verso ciò per cui sono stato pensato e creato, cioè verso Cristo. È questa certezza che mi permette di essere baldanzoso anche di fronte a questi fatti. È questa speranza che permette, per esempio, ad una coppia di miei amici sposati di mettere al mondo un figlio nonostante lui sia malato di sclerosi multipla. Ed è la presenza di Cristo che permette a dei miei amici, come Felice e sua moglie, di essere lieti nonostante la perdita del figlio. Perché questa è la volontà di Dio e senza Cristo c'è il nulla. Concludendo, la mia vita, che è mia tra virgolette, quindi o meglio la vita che Dio mi dà da vivere, è un'avventura di cui io sono protagonista e di cui la certezza più grande è che l'imprevisto è la sola speranza. La morte di mio padre, la malattia di mia mamma, così come la crisi economica, il non previsto, quello cioè che non dipende da noi e che ci fa uscire dalla routine quotidiana. Tutto questo è la sola speranza. Perché se tutto dipendesse da noi, cioè dalla nostra miseria, il meglio a cui potremmo aspirare sarebbe guadagnare più soldi possibili per il nostro benessere. E invece la crisi ci è data per dirci: ma tu alla fine per che cosa lavori? E quindi per che cosa vivi? Concludo veramente citando una frase della lettera di San Paolo ai Romani, scelta da mia mamma per l'immaginetta commemorativa del ventennale della morte di mio padre, proprio nel periodo in cui la malattia, ancora sconosciuta e non diagnosticata, iniziava a mostrare i primi sintomi. E quindi è una frase, è una scelta profetica. Questa frase è profetica. E adesso ve la dico. Giustificati dunque per la fede. Noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo. E ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Io non sono uno sfigato. La vita non è una ruota che gira. Non mi hanno rubato la partita. Certo, questa partita me la stanno facendo sudare, sto anche perdendo 3-0, ma la partita è ancora tutta da giocare e io di questo ne sono grato. Come ha detto Javier, Dio propone, a noi spetta la risposta e la nostra risposta è lo strumento di Dio. La nostra faccia è lo strumento di Dio. E ringrazio quindi anche Felice Achilli, senza cui non avrei mai potuto essere qui ora. Ringrazio Javier perché vive semplice, senza lasciare spazio alla casualità. E ringrazio il meeting per avermi sfidato, affermando che la mia vita vale perché è rapporto con l'infinito. Quindi un augurio, rimbocchiamoci le maniche. Riprendiamo sul serio la nostra vita perché la sfida che la realtà ci lancia, per grazia di Dio, continua. Grazie.
Allora, mi sembra che aggiungere parole a quanto abbiamo sentito sia superfluo, però una cosa voglio comunicarvela. Mi sembra che nella storia di questi due amici si manifesti una, non so, una specie di avvenimento che è, secondo me, il segno della verità della premessa, e cioè quando noi accettiamo di andare oltre l'apparenza e di scommettere in uno sguardo sulle cose nella prospettiva del destino, la questione è che non c'è più la solitudine. Non c'è più la solitudine, cioè rinasce una vita. E questa vita è buona non solo per i malati, è buona anche per i sani. C'è solo una condizione che mi ha impressionato, mentre ero al mare con mia moglie e lei dice che ha avuto una vita monastica, stavo leggendo un'intervista a Madre Teresa di Calcutta e a un certo punto l'intervistatore le dice: Madre Teresa, mi dia una definizione sintetica di carità, no? E lei risponde: dare finché fa male. Ecco, a me mi pare che noi siamo di fronte, per il mestiere che facciamo, ma soprattutto per la sensibilità e la storia che portiamo, sempre di più a documentare come esperienza personale e come servizio al mondo, che appunto la carità è la legge della vita, non la tragedia, la disperazione. La carità è la legge della vita. Solo che per fare questa esperienza bisogna dare fino a che fa male. Grazie, buona giornata e buon meeting.